inglese gratis. Perché pagare per imparare o ripassare l'inglese quando puoi farlo gratis? Inglese gratis. Perché pagare? Passate parola. Livello facile. Lettere e suoni. L'inglese ha 26 lettere, dalla A alla Z, ma a secondo della parola in cui sono inserite, queste suonano in 46 modi diversi. Le lettere che l'inglese ha in più rispetto all'italiano sono 5: J, K, W, X ed Y. Tornando ai suoni che bisogna pronunciare, nella lingua inglese possiamo dire che, in linea generale, non c'è corrispondenza tra lettere e pronuncia. Ad esempio, un gruppo di lettere identiche, che teoricamente dovrebbe pronunciarsi in modo uguale, in due parole diverse potrebbe pronunciarsi in maniera differente. Possiamo dire quindi che non esiste una regola generale infallibile per quanto riguarda la pronuncia delle parole inglesi. Quindi, in sintesi, per avere una pronuncia perfetta di quel vocabolo o di un vocabolo in generale, bisogna imparare la pronuncia di quel vocabolo specifico. Tuttavia, esistono delle indicazioni generali che danno una certa idea di come debbano essere pronunciate le parole e anche i fonemi in inglese. Le indicazioni più immediate ed utili le possiamo trovare in tre tabelle differenti che troverete nelle schede successive. La prima è la tabella fonetica della pronuncia dell'alfabeto inglese. La seconda è la tabella fonetica della pronuncia delle consonanti inglesi. La terza è la tabella fonetica della pronuncia delle vocali. Beh, quante tabelle direte voi? In effetti avete ragione. Quella che noi riteniamo più utile e immediata è la tabella fonetica della pronuncia dell'alfabeto inglese. Quindi adesso noi procederemo intanto con la tabella fonetica dell'alfabeto inglese. Per quanto riguarda le consonanti e le vocali, successivamente ci occuperemo anche di quelle, ma come vi ho detto poc'anzi, la cosa migliore e immediata anche per poter essere padroni di un certo numero di vocaboli e di un lessico decente in lingua inglese è proprio quello di imparare con grande pazienza la pronuncia di quel vocabolo specifico. In realtà è una cosa che sembra molto difficile, ma è più semplice di quanto si pensi. L'importante è essere metodici. E con questa prima scheda vi diamo il benvenuto nel canale. Mi raccomando, se pensate che lo meritiamo, potete iscrivervi ovviamente al canale cliccando sulla campanellina in basso a destra per poter ricevere le notifiche, e potete anche seguirci sui nostri vari canali, ad esempio Patreon. Buono studio!